Bentrovati alla seconda edizione del TG6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, oggi in visita a Teramo, ha fatto tappa prima a Montorio e poi ha incontrato nella sede della provincia i sindaci teramani. Presenti anche l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, che ha quantificato per l'Abruzzo il danno al settore in circa 50 milioni di euro. Al termine Gentiloni ha rassicurato che lo Stato varerà un piano speciale di sostegno soprattutto per il territorio teramano, partendo dalla ricostruzione di scuole e strade. Intanto questa mattina è franata la provinciale 32 per Castiglione Messer Raimondo, lasciando isolate 11 famiglie della frazione San Giorgio di Crognaleto. Pericolo anche per residenti di Ripe di Civitella evacuati per lo smottamento della collina. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Il decreto Salva Abruzzo non è piaciuto all'Abruzzo e ancora di meno alla provincia di Teramo, che esce da maltempo e terremoto con le ossa rotte. La protesta dei sindaci teramani è arrivata a Roma e da Roma oggi è arrivato a Teramo il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Paolo Gentiloni, per una visita prima a Montorio e poi in città, dove ha incontrato i primi cittadini dei comuni più colpiti del territorio provinciale. Presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, che ha quantificato in Abruzzo un danno indiretto al settore di circa 50 milioni di euro. Questa è la risposta dello Stato. Il messaggio credo che tutti gli italiani conoscono, ma di cui dobbiamo essere consapevoli, è che una parte del nostro paese è stata ripetutamente colpita in modo molto grave. Non si è trattato solo di un episodio, ma purtroppo di una sequenza. E questo non deve incrinare la coesione delle nostre comunità e la fiducia nel futuro. Però bisogna lavorare e lavorare in fretta, perché solo se le istituzioni, dal governo alla regione, ai sindaci, alla protezione civile, saranno veramente unite e rapide, questo potrà consentire di restituire fiducia ai nostri territori. Oggi il rischio maggiore è quello di perdere un po' di fiducia nel futuro in queste zone, no? E quindi bisogna risolvere i problemi di emergenza, ma piano piano dare speranza, reinvestire sulle vocazioni di questi territori, sul turismo, sulle imprese, sull'agricoltura. Per me è stato molto molto utile ascoltare le esigenze, i problemi, anche le lamentele che vengono dal territorio e in particolare dai sindaci, e tornerò presto. In particolare per il teramano credo che serva un piano, soprattutto sul tema urgente, sul tema della viabilità, ma poi serve tutto il resto su cui stiamo lavorando: alloggi di emergenza, scuole, Per il rimozione maltempo, delle Presidente, macerie. Grazie. Dispiaciuti ed amareggiati i sindaci di alcuni comuni teramani che non sono rientrati nel cratere, nonostante i milioni di danni che il combinato neve-terremoto ha causato alle loro zone. Hanno chiesto oggi al Presidente Gentiloni di inserirli nel decreto definitivo. Sindaco, che cosa vi siete detti col Presidente Gentiloni? Allora, io ho chiesto veramente con il cuore in mano al Presidente di venire sul mio territorio, perché è un territorio martoriato dall'emergenza neve e sisma del 18 di gennaio. Tutte le aziende agricole hanno riportato danni, non sono più in grado di lavorare, sono in ginocchio, per cui io ho proprio chiesto al Presidente cos'altro deve ancora accadere affinché Castelcastagna abbia cittadinanza in un cratere sismico. E coincidenza ha voluto che proprio mentre il Presidente Gentiloni stesse rassicurando i sindaci teramani sul futuro sostegno dello Stato alla ricostruzione della rete viaria in provincia di Teramo, sia arrivata la notizia di una frana disastrosa sulla provinciale 32 per Castiglione Messer Raimondo, che ha di fatto isolato 11 famiglie della frazione San Giorgio e dell'evacuazione dei residenti di Ripe e di Civitella per lo smottamento della collina. Botta e risposta oggi a Pescara in occasione del Consiglio regionale straordinario sull'emergenza maltempo, sulla visita del Premier Gentiloni, Paolo Renzetti. È terminata da pochissime ore la visita del Premier Gentiloni a Teramo. Vi aspettavate qualcosa? È stata una visita positiva? Cosa si è detto? E quali sono state le, tra virgolette, promesse del capo del governo per le zone terremotate della nostra regione?
ci saremmo aspettati. Comunque il Presidente del Consiglio si muove quando gli Sherpa hanno fatto un lavoro e lui viene ad annunciare un provvedimento, una dotazione finanziaria, un intervento specifico, l'allargamento del cratere, gli 80 milioni di euro che erano stati promessi alle imprese, la sospensione delle tasse magari con la riduzione parziale magari in 10 anni, oppure viene ad annunciare la possibilità di pagare i danni indiretti, oppure soldi per quanto riguarda il cratere cosiddetto nevoso, nulla di tutto ciò. E quindi noi riteniamo che sia una pessima figura da parte del primo ministro attuale, ma anche una pessima figura del presidente D'Alfonso, che non solo non è riuscito a ottenere le cose per le quali ci aveva chiesto la collaborazione e che gliel'abbiamo data, abbiamo visto che nel decreto non ci sono state, ma soprattutto perché l'unica cosa era stata forse quella di far vedere che il Presidente Alfonso fa venire il Presidente del Consiglio a Teramo, che non annuncia niente. Comunque basta seguire quello che è stato fatto all'Aquila, i provvedimenti che all'Aquila sono stati dati ai cittadini per poter fare una dignitosa figura. Io credo che il Presidente del Consiglio sia stato molto rispettoso della città di Teramo, della provincia di Teramo, non facendo assolutamente nessuna battuta spot che possa ingannare. È stato chiaro in alcuni passaggi, mi riferisco soprattutto a quelle che sono realtà all'interno del cratere, fuori cratere, dove la delibera, il decreto che sta approntando in questi giorni, perché si sta andando avanti per migliorarlo, non crea nessuna differenza tra coloro i quali sono dentro il cratere e fuori il cratere per gli interventi che bisogna fare. E oggi pomeriggio sarebbe tornato al Ministero, al Consiglio dei Ministri, per parlare anche con Del Rio per risolvere il problema urgentissimo, quello che sta mettendo in difficoltà molte realtà, sulla questione delle strade. Mi sarei preoccupato molto avesse buttato lì dei fondi, dei soldi, come spesso si usa fare in questi casi. Invece è stato chiaro su 3 passaggi e su questo, poiché la regione Abruzzo insieme alle altre regioni si incontrano ogni 15 giorni, sarà un tema principale di cui la regione Abruzzo si farà carico. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha presentato oggi un emendamento per chiedere spiegazioni su quanto accaduto nella fase di maltempo con i blackout elettrici. Ascoltiamolo. Oggi abbiamo presentato il documento nel Consiglio straordinario sull'emergenza Abruzzo e sono 200.000 cittadini, utenze disalimentate che hanno coinvolto 600.000 cittadini abruzzesi che sono rimasti senza luce, senza acqua, senza gas, una situazione veramente indecente. Noi abbiamo studiato tutti i documenti e Regione Abruzzo per legge partecipa a dei tavoli di concertazione, a dei tavoli nella conferenza Stato-Regione con il Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe dovuto battere i pugni e chiedere il potenziamento della rete, perché Regione Abruzzo ogni anno a cadenza annuale riceve dei report, relazioni sullo status della rete da parte di gestori del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione. Quindi oggi noi chiediamo che Regione torni prepotentemente su quei tavoli, batta i pugni e pretenda che le reti vengano potenziate, siano sicure e affidabili. In più un risarcimento dei danni, perché gli indennizi automatici sono delle vere e proprie beffe, perché valgono 300 euro ad utenza e questo è veramente poco, quindi Regione Abruzzo deve aprire una trattativa anche con i soggetti gestori per ottenere un equo risarcimento dei danni subiti, indiretti e diretti. Codice arancione per il fiume Pescara, che stamani ha superato la soglia di preallarme con un progressivo aumento verso la soglia di allarme. Lo fa sapere il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, che comunica la lettura del livello idrometrico del fiume nella stazione di Santa Teresa di Spoltore. Il corso d'acqua è visibilmente ingrussato non solo in città ma anche nell'entroterra e nelle aree interne. A livello regionale è prevista criticità ordinaria, cioè codice giallo, per rischio idrogeologico e rischio idraulico diffuso. E si è tenuto ieri a Penne un consiglio comunale straordinario per parlare dell'emergenza maltempo e terremoto che ha colpito il comune, in generale l'area vestina, nel mese di gennaio. Ingenti danni, presenti anche parlamentari e consiglieri regionali. Vestina News. Alla presenza dei parlamentari abruzzesi è cominciato con un minuto di silenzio il Consiglio Comunale Straordinario di Penne, consiglio che ha portato all'ordine del giorno i gravissimi problemi del maltempo e del sisma che hanno colpito Penne e l'area vestina nel mese di gennaio. Secondo una stima dei tecnici dell'area tecnica del comune, sarebbero almeno 19 le strade danneggiate a causa di smottamenti per un ammontare di circa 15 milioni di euro. E oggi ci troviamo alla conta dei danni.
con una regione in ginocchio e con le province in grossa difficoltà perché non si riesce a risolvere il problema della viabilità, non si riesce a risolvere i problemi dell'edilizia scolastica. Purtroppo le province sono state svuotate da finanziamenti e gli sono rimaste solo le competenze della viabilità e dell'edilizia scolastica, ma senza soldi che prendessero in mano questa situazione per ridare potere alle province e rimetterci i fondi necessari per dare i servizi ai cittadini. Interdette anche aule dell'Istituto Tecnico Commerciali e dell'ITS Marconi. Nel frattempo ha attivato il procedimento per avere MUSP. È una richiesta di futuro che passa necessariamente per le scuole, per le quali va verificata la vulnerabilità sismica, vanno messe in sicurezza e se è necessario, dove le scuole sono inagibili, vanno garantite soluzioni provvisorie. Credo che l'Abruzzo abbia bisogno di un piano straordinario sulle scuole e anche di poteri in deroga che riguardino i tempi, perché come ha detto giustamente una mamma qui presente, le risposte devono essere date in tempi rapidi. Il Comune di Penne chiede l'inserimento nel cratere sismico dell'intero territorio, l'espansione di IRES, IRPEF, IRAP e TASI IMU, contributi diretti per l'adeguamento sismico, rimborsi per le spese pari a 350.000 euro già anticipate per la gestione di soccorsi e la sospensione del decreto che classifica il nosocomio Vestino a ospedale di area disagiata. Il governo non si è dimenticato di quello che è successo, il governo è vicino all'area Vestina e a tutto l'Abruzzo. Il Consiglio Comunale straordinario ci ha fatto delle richieste precise che saranno certamente tenute in grande considerazione. Un atto intimidatorio contro il presidente della Pescara Calcio. Nella notte sono state date alle fiamme le auto di Daniele Sebastiani all'interno della sua abitazione. Il presidente è stato svegliato dalle fiamme alle 3.30, sua la chiamata alle forze dell'ordine. Francesca Romana Testi. Incendiate le auto del presidente del Pescara Calcio nel cuore della notte. Un atto inqualificabile secondo la Lega di Serie A, che esprime in una nota la vicinanza a Daniele Sebastiani. Un atto intimidatorio che è stato solo l'ultimo di una serie. Un crescendo negli ultimi giorni, una tensione palpabile tra la tifoseria e la società, che ha visto prima striscioni di contestazione rivolte al presidente, al tecnico Oddo. Poi la contestazione al termine della partita contro la Lazio, conclusa con una sconfitta per 6-2. E proprio a causa delle accuse definite sopra i toni, il patron del Delfino aveva annunciato l'intenzione di lasciare la sua presidenza al termine del campionato. Stanotte poi l'azione intimidatoria dentro le mura dell'abitazione. Alle 3.30 Daniele Sebastiani è stato svegliato dalle fiamme che divampavano nel cortile esterno. Distrutto il SUV, del quale resta la scocca, e danneggiata anche un'altra auto posizionata poco più avanti. Saranno gli uomini della questura di Pescara, mediante le telecamere di sorveglianza, a ricostruire la dinamica, se sia stata lanciata una bomba incendiaria dentro al cortile o se qualcuno si sia introdotto dentro la proprietà per cospargere i mezzi con liquido infiammabile. In precedenza già altre azioni della tifoseria avevano coinvolto Sebastiani, succeduto a De Cecco nel 2012, spaccate le vetrate degli uffici in via Paolo Lucci, poi un episodio simile a quello di stanotte, sempre contro la proprietà del presidente. A manifestare vicinanza e solidarietà a Sebastiani anche il tecnico Oddo, che con un tweet ha dichiarato: quando i limiti dello sport vengono superati sfociano nella tristezza più assoluta. Anche il sindaco di Pescara e l'assessore allo sport denunciano: la violenza non è mai un gesto vincente. Un caso che scuote la città è la sporca del colore della prevaricazione e dell'illegalità, colori lontani dai valori dello sport e dal senso di unione che una città prova per la sua squadra, qualunque sia il suo risultato sul campo. E a poche ore dall'atto intimidatorio le parole del presidente Daniele Sebastiani, ascoltiamo. La dimostrazione che purtroppo sono gesti fatti veramente senza pensare alle conseguenze, per una squadra di calcio, veramente c'è da pensare, ti fa pensare, ti fa veramente rimanere molto male. Sto bene, mi dispiace di aver scritto un altro record, no? Non è mai accaduto, mi dici, quindi evidentemente sono l'uomo dei record a Pescara. Dispiace perché purtroppo non è il gesto in sé per sé che è condannabile a prescindere.
ma per quello che è stato fatto in questi anni per rilanciare il nome di Pescara, della città di Pescara e della squadra di calcio del Pescara, e andare a salire alla ribalta delle cronache nazionali per un gesto come questo sicuramente non porta nulla di buono per il Pescara, non per Sebastiani. Dopo la sconfitta con la Lazio, anche ai nostri microfoni, lei aveva detto che avrebbe rivisto la sua posizione al termine della stagione e che stava pensando, perché no, anche di lasciare la presidenza del Pescara. Alla luce di quello che è accaduto questa notte, qual è ora il suo pensiero? No, ma io confermo quello che ho detto dopo la partita, perché non l'ho detto a caldo, perché a mio avviso se una persona non è ben voluta non deve stare a dispetto dei santi, perché per me non è un lavoro il Pescara, anzi. È un impegno oneroso, importante, che toglie spazio alla mia vita privata, alla mia famiglia, alle mie attività, quindi non ci devo stare per forza. Però purtroppo bisogna anche capire che questa è una città piena di chiacchiere, perché la realtà poi è un'altra, e soprattutto si spingono le folle quasi all'odio, su falsità evidenti. Non è che quando sento dire dimettiti, io non faccio il politico che mi devo dimettere. Questa è una società di capitali e se qualcuno deve sostituirci evidentemente deve prendere le nostre quote e noi andiamo a casa, quello sì. Io per stare qui ho messo dei soldi, ho messo impegno, ho messo passione, ho tolto dello spazio a me e alla mia famiglia, e quindi se qualcuno vuole venire a prendere il mio posto, la strada è non aperta, spalancata. Non mi porterò mai sulla coscienza di lasciare una società solo per disfarmi di una società in mano a delinquenti, perché è la mia città, e quindi a seguito di questo poi io valuterò tutto quello che verrà. Ma bisogna valutare quello che c'è, non quello che si chiacchiera, perché quello che si chiacchiera, con le chiacchiere non si va da nessuna parte. E quando io poi sento parlare di offerte a destra e a sinistra, a me nessuno mi ha mai offerto nulla, anzi forse il contrario, allora lì capisci che c'è qualcosa che non va. Cioè il Pescara, se si vuole acquistare, bisogna fare delle offerte, non mettere le bombe. Questo episodio non fa passare il giusto messaggio di quanto sia civile la città di Pescara. È il pensiero espresso oggi nella conferenza che anticipa la partita di Crotone dall'allenatore della Juventus ed ex giocatore del Pescara, Massimiliano Allegri. Lo ascoltiamo. Ha fatto notizia fresca, mi ha fatto una brutta impressione, perché sono cose che nel calcio, in generale nella vita, ma nel calcio poi non dovrebbero succedere, perché purtroppo vincere non è semplice, rimanere in Serie A non è semplice. La realtà di Pescara è una bellissima realtà, una città molto civile. È normale che sono in un brutto momento, però anche se dovessero retrocedere ci avrebbero la possibilità tranquillamente di poter poi tornare in Serie A. E quindi io poi sono molto legato a Pescara. Quindi mi dispiace che siano successe queste cose, perché passa male la città, invece la città non è assolutamente questo fatto. E poi perché Pescara in fondo alla classifica, lo vorrei vedere in un'altra situazione classifica. E sempre sull'argomento, quindi sul grave episodio, ascoltiamo il punto di vista di Enrico Rocchi. Enrico, a poche ore dalla sconfitta casalinga con la Lazio, questo episodio gravissimo accaduto la notte scorsa, ignoti hanno incendiato le macchine, le auto del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Non si era mai arrivati a tanto a Pescara? È una cosa vergognosa, perché dopo quanto è accaduto in Abruzzo negli ultimi tempi, motivi molto più seri, il terremoto, la vicenda di Rigopiano, ci mancava anche questo per far parlare della nostra regione a livello nazionale. Un atto di vigliacchi che hanno nella notte sono entrati addirittura dentro la casa del presidente, creando ovviamente paura, incendiando queste vetture. È una storia che si ripete a Pescara dai tempi di Marinelli, di Scibiglia, però credo che adesso si sia raggiunto il top della vigliaccheria. Questi non sono tifosi, questi sono delinquenti, quindi io mi vergogno di essere pescarese, perché se dobbiamo salire alla ribalta per questi fatti possiamo anche smettere di parlare di calcio. Sebastiani presidente può essere criticato
indignato per gli errori fatti, ma quando si arriva a questo punto vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sono da condannare ovviamente gli autori di questo gesto, così come sono da condannare i mandanti, perché da tempo l'odio e questa campagna denigratoria nei confronti del Presidente ha portato a questi risultati, non sportivi ovviamente. Mi riferisco alle tante diffamazioni che ci sono state sui social, anche da parte di giornalisti: Sebastiani ruba i soldi, Sebastiani vive con il calcio. Ecco, si arriva a questo punto. Poi c'è la mano del mandante e la mano del delinquente che arriva a questo punto. E credo che la vera umiliazione non sia una retrocessione della Serie A, ma è questa l'umiliazione più grossa per una città civile come Pescara. Si può dire che la sconfitta con la Lazio sia stata la scusa probabilmente per un atto così grave che non può essere assolutamente giustificato? Ma assolutamente no, assolutamente no. In campo si perde, si vince. Certo è un anno disastroso, vergognoso calcisticamente, ma quando si arriva a questo punto vuol dire che non si può fare più calcio a Pescara. Non so cosa farà Sebastiani a giugno. Certo, quando si lanciano cori offensivi verso le figlie, e così come è avvenuto lo stadio, quando si lancia una bomba carta a casa come è avvenuto tempo addietro, e quando addirittura si incendiano le vetture sfiorando addirittura un incendio di natura più elevata, vuol dire che non si può più fare calcio. Quindi abbiamo avuto l'esperienza con Marinella, abbiamo avuto l'esperienza con Scibiglia, ora la storia si ripete. Evidentemente i prezzolati che fino a oggi hanno accusato Sebastiani di tante cose malfatte sono contenti, perché si è arrivati al punto di salire, ripeto, alla cronaca nazionale per questo gesto vigliacco. Ancora cronaca, e con una richiesta di rinvio a giudizio per 9 persone, tra cui i vertici della ditta Frate Arcangeli Cocco, un ex assessore del comune di Teramo e dirigenti dello stesso comune che il PM Davide Rosati, mette un primo punto fermo su due distinte inchieste, poi riunite in un unico fascicolo sul servizio scuolabus dei comuni di Silvi e Teramo. Stralciata invece la parte relativa a Tortoreto. Al centro delle indagini, presunte irregolarità nell'esecuzione dei due contratti, dalla mancata manutenzione dei mezzi fino all'assenza delle necessarie revisioni, con il fascicolo aperto dopo diverse segnalazioni da parte di genitori e numerose violazioni accertate dalla stessa polizia stradale. Irregolarità, quelle contestate dalla procura, che vedranno gli indagati comparire adesso davanti alla GIP per rispondere a vario titolo di reati che, in base ai diversi ruoli e alle diverse posizioni, vanno dalla falsità ideologica, alla frode nelle pubbliche forniture, fino all'abuso d'atti d'ufficio, passando anche per il rifiuto di atti d'ufficio, il peculato e l'attentato alla sicurezza dei trasporti. Il responsabile di un punto vendita di una catena di discount è stato denunciato per frode nell'esercizio del commercio dai carabinieri del NAS di Pescara. Avrebbe messo in vendita prodotti caseari con indicazioni di provenienza non veritiere ed idonee a trarre in inganno l'acquirente. I militari del NAS hanno accertato l'accaduto, allertati da una segnalazione telefonica nel banco gastronomia del punto vendita di Pescara. I carabinieri per la tutela della salute hanno trovato mozzarelle di latte e vaccino accompagnate da cartelli sui quali veniva indicato il nome di un noto produttore, ma nella realtà erano prodotti provenienti da altre aziende. I cartelli sono stati posti sotto sequestro per impedire che il reato potesse essere protratto nel tempo, con ulteriori conseguenze. Sforati 11 volte i limiti consentiti dalla legge di particolato nel comune di Pescara, l'amministrazione si prepara a stilare un protocollo d'intesa con i comuni limitrofi. Il servizio. Ieri una riunione al comune di Pescara per parlare di quello che è lo smog, in questo caso si è parlato anche di altri comuni che devono collaborare per un piano che possa garantire livelli accettabili a tutti. In questo caso come procede il comune di Pescara? La riunione di ieri era
innanzitutto finalizzata a stabilire un protocollo che a breve sarà approvato dagli organi dell'ARTA e del Comune per procedere a delle analisi sul territorio, in modo tale da avere un patrimonio di conoscenza adeguato a prevenire piuttosto che rincorrere i fenomeni. Si è affrontato anche il problema degli sforamenti. Per legge voi sapete che non possono essere superati i valori di emissioni in atmosfera in una delle centraline del PM10 in misura superiore a 50 mg ogni metro cubo di aria. Se succede al 36esimo sforamento, il Comune deve definire dei provvedimenti per abbattere immediatamente queste polveri sottili che sono dannose per la salute. Al momento non ci sono situazioni di pericolosità immediata, perché il cattivo tempo che ha fatto nei primi 20 giorni di gennaio ha portato tanti altri danni, però ha abbattuto il particolato nell'aria. Ci sono stati dei superamenti una volta che il tempo si è avvolto al bello, però adesso di nuovo si sono abbattuti. Siamo a 11-12 sforamenti, siamo ancora lontani dalla soglia di intervento. Per quanto riguarda il traffico, è chiaro che occorre un raccordo con i comuni contermini, perché se qualcuno parte da Spoltore e poi non riesce a entrare a Pescara, è vero che si dà comunicazione, però comunque questo può creare dei disagi. Annullata l'edizione 2017 del tradizionale appuntamento invernale di Forza Italia Abruzzo, azzurri in vetta, in programma per l'11 e il 12 febbraio a Roccaraso, per il rispetto dovuto alle vittime di Rigopiano e per solidarietà alle popolazioni abruzzesi colpite dall'eccezionale ondata di maltempo di gennaio, così il coordinatore Abruzzo di Forza Italia, Nazario Pagano. Inizialmente previsto per gennaio, l'appuntamento era stato rinviato a febbraio a causa del maltempo. La decisione è stata presa d'intesa con la dirigenza nazionale. E prosegue la riapertura delle scuole a Teramo dopo i lavori per i danni post-sisma. A partire da domani, infatti, l'attività didattica riprenderà anche per le due scuole dell'infanzia, Miss Gioia di via Matteotti e di Piano Daccio, per i quali il sindaco Maurizio Brucchi ha firmato l'apposita ordinanza. Resteranno invece ancora chiuse per il momento la primaria di Piano della Lente e la scuola dell'infanzia di Colaterato Basso, così come gli asili nido Pinocchio alla Gammarana e Accademia Pollicino a Colaterrato Basso. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il cyberbullismo e le insidie nascoste sul web. Il Tribunale di Pescara, istituzioni, forze dell'ordine ed esperti hanno incontrato giovani studenti per metterli in guardia e sensibilizzare sul tema dell'odio che corre sui social. Appunto, vediamo. In 100 paesi oggi la giornata dedicata a internet e il tema delicato del bullismo e del cyberbullismo. Gli studenti in questa giornata incontrano le forze dell'ordine per essere in qualche modo messi davanti a una realtà. E qual è la cosa più importante da sottolineare? È necessario sapere, è necessario far acquisire ai ragazzi la consapevolezza che al di là delle opportunità ci sono molte insidie. L'internet nasconde, anche il web in generale nasconde delle insidie, e quindi è necessario fare sensibilizzazione all'interno delle scuole, parlare con i ragazzi, parlare con gli studenti, parlare con i docenti, parlare con i genitori. Queste insidie possono essere sia il cyberbullismo, atti di prevaricazione che vengono commessi dai ragazzi stessi, inconsapevolmente poi immessi sulla rete. In questo caso, a seguito anche di questa sensibilizzazione, sono aumentate le denunce da parte di chi subisce bullismo? Questo fenomeno, per fortuna, in Abruzzo è abbastanza circoscritto, anche a livello nazionale. Non possiamo dire che sono aumentate le denunce, possiamo dire che è aumentata la sensibilità. C'è molta sensibilità da parte dei dirigenti scolastici, dei professori, chiedono i nostri interventi all'interno delle scuole, all'interno degli istituti scolastici, e questo probabilmente è un grande deterrente, la prevenzione è importante. In questi giorni si parla di clima d'odio che viaggia sui social network e sul web. In questo caso la polizia postale, su cosa mette in guardia?
i dati che vengono postati, le foto, i video, i commenti, possono ingenerare nelle persone che leggono delle reazioni diverse da quelle che si immaginano, soprattutto perché non si ha davanti la persona, non è, il feedback non è istantaneo e quindi non si conosce istantaneamente quella che può essere la reazione della persona che legge. Ed ora la pagina sportiva. Il Pescara ha ripreso nel pomeriggio i lavori al Poggio per preparare la trasferta di domenica prossima sul campo del Torino. Seduta prettamente atletica, alternata da alcuni esercizi tattici per tutto il gruppo, mentre hanno svolto lavoro differenziato Vitturini, Vaebeck, Gilardino, Bovo e Fornasier. Presente anche il presidente Daniele Sebastiani, accompagnato dal DS Luca Leone. Domani seduta di allenamento doppia, divisi in gruppi, sempre a porte chiuse presso il centro sportivo della Delfino Pescara, Poggio degli Ulivi. In Lega Pro, domani impegno in Coppa Italia per il Teramo, che affronterà l'Ancona nei quarti di finale, ma le attenzioni saranno rivolte inevitabilmente al posticipo di lunedì pomeriggio in casa del Fano, una sfida che vale un pezzo della salvezza diretta dei biancorossi. Il servizio. La Coppa Italia prima, il Fano poi, sarà una settimana cruciale per il futuro del Teramo, impegnato domani pomeriggio nei quarti della competizione nazionale contro l'Ancona, prima del match da dentro o fuori contro un'altra formazione marchigiana lunedì pomeriggio. Dopo la conferma di Lamberto Zauli da parte della squadra arrivata proprio ieri, la sfida del Bonolis sarà l'antipasto anche per dare spazio alle seconde linee, nonostante il passaggio del turno avvicinerebbe i biancorossi ad un obiettivo all'inizio considerato come secondario, ma che in corso d'opera sta diventando primario. Possibile l'impiego di calore tra i pali al posto di Narciso, mentre davanti Barbuti e Tempesti potrebbero comunque mettere benzina delle gambe in vista del posticipo. Stesso discorso che potrebbe riguardare Baccolo in mediana, mentre per Spighi si attende il ritorno in gruppo in questi giorni, per poi attendere che l'ex spalla ritrovi la migliore condizione. Intanto alcuni rumors di mercato vorrebbero Gianvito Plasmati, obiettivo per rinforzare la prima linea del Diavolo, ma il materano classe 1983 da luglio è svincolato dopo l'esperienza di Catania e ci vorrebbe un lavoro supplementare per farlo tornare su livelli che possano essere d'aiuto al Teramo. Tempo che il Diavolo per il momento però non sembra avere, perché la classifica è quella che è e invertire la rotta già da domani potrebbe essere un buon viatico in vista della sfida del Mancini, da cui passerà molto del futuro dei biancorossi. In Serie D si disputeranno domani alle 14.30 i recuperi della 20ª giornata del girone F. In campo due abruzzesi, il San Nicolò giocherà sul campo della Matelica, mentre il Pineto sarà in trasferta ad Agnone contro l'Olimpia Agnonese. In programma anche Campobasso, Jesina e per il girone G Nuorese Sansepolcro. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.